Si è svolto ieri sera al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone il taglio del nastro per la 15ª edizione di Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori, in programma in città fino a domenica 21 settembre. Ospite della serata l'autore israeliano David Grossman, voce straordinaria di un paese provato dalla storia, che ha inaugurato la kermesse dialogando su amore e guerra, temi portanti della sua opera letteraria. Alla serata era presente anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. A parte i numeri che sembrano straordinari, già così, basta vedere le prenotazioni, quanti amici di Pordenone Legge. È uno dei grandi momenti durante i quali la città non litiga per niente. Cioè, sembra essere un calmante, e anzi un energetico ma in senso positivo. E questo è lo spirito poi che normalmente si trova in città nelle giornate di Pordenone Legge. Questo incredibile clima in cui tutti vanno in giro a cercare qualche cosa e la trovano, e un relax, si potrebbe dirla all'inglese, no? Di essere felici e essere rilassati, ma è questo proprio lo spirito che si trova nella città di Pordenone con Pordenone Legge, grazie agli sforzi di chi lo organizza, della fondazione di Pordenone Legge, di tutti coloro che la supportano, ma soprattutto della città che la supporta.